Il musicista friulano Vittorio Franz nacque a Moggio Udinese nel 1859. Le notizie che riguardano la sua formazione musicale si riferiscono ad un periodo avanzato dei suoi studi, quando aveva all'incirca 20 anni e forse già possedeva una adeguata preparazione di base. Fatto sta che frequenta la scuola di musica religiosa, che poi diventerà Istituto Lemmens di Malines in Belgio, negli anni che vanno dal 1878 al 1880. Scuola che si proponeva la preparazione degli organisti e direttori di coro liturgico. Per un breve lasso di tempo frequentò pure la classe di composizione del Conservatorio di Milano. Tra il 1881 e l'82 approfondì lo studio del contrappunto, del canto gregoriano e della modalità con Jacopo Tomadini, nome di spicco nel panorama musicale friulano, ma conosciuto anche a livello internazionale per la sua competenza in materia e per la sua attività in seno al movimento di riforma della musica sacra. Nel 1890, quando era già un affermato concertista, sostenne con successo il diploma di organo presso il Conservatorio di Firenze. Per chi volesse approfondire la personalità di questo significativo musicista di fine Ottocento, rimando alla lettura di questo pregevolissimo volume. Vittorio Franz, organista, compositore e insegnante in Friuli tra 800 e 900, a cura di Roberto Frisano. Gli incarichi professionali iniziarono nel 1883 con la nomina organista e maestro di cappella presso il Duomo di Palmanova. Dopo una parentesi come insegnante, esecutore ed organizzatore di concerti cameristici presso il Circolo Musicale Tomadini di Cividale, ottenne l'incarico di organista presso la chiesa di San Giacomo a Udine. Il periodo a cavallo tra i due secoli fu quindi il più attivo per il musicista. Pubblicò diverse composizioni, intensa fu pure l'attività di concertista, ma anche di progettista e collaudatore di organi in collaborazione con la casa organaria Beniamino Zanin di Camino al Tagliamento. Fu anche insegnante di pianoforte, ricercato dalle più note famiglie udinesi. Nel 1914 rinunciò all'incarico di organista a San Giacomo, probabilmente in seguito alla sempre più marcata sordità. Si dedicò quindi all'insegnamento del pianoforte e alla direzione del coro e della banda nella natia Moggio, dove aveva fatto ritorno durante il primo conflitto mondiale. Si ristabilì a Udine nel 1928, dove si spense 2 anni più tardi. Le scelte concertistiche di Franz riflettono gli orientamenti della nuova scuola organistica italiana, che aveva intrapreso un percorso di rinnovamento del repertorio e della tecnica esecutiva e che sosteneva l'adeguamento dell'arte organaria italiana ai modelli francesi e tedeschi. Franz eseguiva preferibilmente, come possiamo apprendere dai programmi, le opere di Mendelssohn, alcuni tra i più noti capolavori di Bach, diversi brani di autori di scuola francese, Gilman, Lemmens, e tedesca come Reinberger e Rinck, gli italiani Capocci e Bossi, e ovviamente sue composizioni. Franz fu uno dei più impegnati sostenitori della rinascita della musica sacra. Prese parte dinamicamente sul tema pubblicando articoli e aderendo a congressi. Le sue composizioni vocali, pubblicate dalle case editrici più sensibili alla riforma, sono
sono un chiaro esempio di applicazione dei canoni siciliani e sono contrassegnate da un'indubbia cura di scrittura e da una espressività misurata e sentitamente religiosa. Esse presentano difficoltà esecutive facilmente affrontabili. Il loro organico è preferibilmente per voci pari, mentre l'accompagnamento strumentale è subordinato alla parte vocale. Intese per la maggior parte come musiche di ambientazione liturgica, sono anche le composizioni per organo, tra cui spiccano per estensione di proporzioni le due suite opera 13 e opera 31. Le pagine scritte invece per pianoforte riflettono un'inclinazione intimistica e descrittiva che privilegia le forme libere e brevi. Vi lascio con l'ascolto del brano Magnificat, ultimo movimento della suite opera 31, il quale, pur nelle sue contenute dimensioni, richiama l'enfasi degli autori francesi ai quali si ispira.